Comprare il voto agli italiani con i soldi degli italiani, ha detto Monti. Sì, ne dice tante di stupidaggini, quindi ha detto anche questa. Io vorrei soltanto però concludere la risposta alla sua domanda di prima. In Italia, se c'è qualcuno in politica che è credibile per un'operazione di questo, questo qualcuno è soltanto Silvio Berlusconi. Non un incantatore di serpenti, ma l'uomo delle promesse mantenute, dei contratti realizzati. Dagli studi della Sette, Berlusconi si presenta così e garantisce: dire che abbiamo aumentato la pressione fiscale e lasciato il paese sul lastrico è un imbroglio di Monti e di certi giornali. Sullo sfondo resta la vecchia teoria del complotto, dal tradimento di Fini al colpo di Stato che lo ha mandato via. Insomma, è Monti l'estortore e dovrebbe dimettersi da senatore a vita. Gli italiani non possono mantenere chi insulta quotidianamente gli avversari politici. E se lo spread sale, la colpa è dello scandalo del Monte dei Paschi di Siena. Ora che la proposta shock è stata svelata, la missione più complessa per il Cavaliere è difenderla. In TV e alla radio aggiunge dettagli su tempi e modi con cui l'IMU sarà restituita. Soldi recuperati grazie all'accordo che dà per fatto con la Svizzera per il rientro dei capitali. Quello che Tremonti non ha voluto, scandisce con qualche irritazione Berlusconi. Non gli è piaciuto lo scetticismo del suo ex ministro. Scenario complicato, i capitali da tassare sono già ad Hong Kong, ha detto. E a chi rinfaccia lacrime di coccodrillo per l'IMU votata in Parlamento e adesso definita un'imposta stupida e ingiusta, il Cavaliere riconosce: abbiamo pianto, la casa è sacra, ma se ci fossimo sfilati il governo tecnico sarebbe caduto dopo 3 settimane. Di proposte forti ce ne sono anche altre, lasciano intendere dal Popolo delle Libertà, con gli occhi puntati ai sondaggi, nella speranza che frutti qualcosa in termini di consensi l'ultima promessa, il condono tombale, che stasera spiega: abbiamo già in programma quello per Equitalia, ma poi bisognerà fare di più. Il condono tombale si impone in caso di una riforma fiscale globale. È chiaro che occorre produrre un condono che muti completamente la situazione per un nuovo inizio.